Allora, buongiorno. Innanzitutto le tue condizioni dopo questo infortunio che un po' ti ha fatto tribolare, no? Insomma, adesso sei rientrato una mezz'oretta contro il Crotone, dici se sei pronto per poter disputare 90 minuti, come è molto probabile che accada a Monterossi. Buongiorno a tutti. Ho avuto sta fortuna che fisicamente non mi serve tanto di riprendere, così sicuro che non sono al 100% dopo un mese stare fermo, ma per dare una mano a squadra sempre ci sono. Senti, sei arrivato in ritardo, no? Sei uno degli ultimi acquisti, hai avuto un po' di tempo per poter prendere confidenza, poi appunto avevi preso confidenza, avevi cominciato a giocare anche ad alti livelli, poi appunto questo infortunio. Adesso ricominciare, tu stavi dicendo non ho bisogno di tanto tempo, però forse insomma un po' di tempo ci vorrà per vedere il sintomo che magari ci aspettiamo di poter vedere, no? Sicuro che un po' tempo ci vuole, ma come ho detto, fisicamente sicuro che dopo un paio di partite già sono a un livello altissimo. Fisicamente sto bene. Allenandomi ogni giorno oppure cresco sul campo, così non è che mi serve granché. Pure sono un giocatore che già con 30 anni qualche esperienza ce l'ho, non è che mi serve abituare a giocare su questi livelli dove siamo adesso, no? E tra l'altro trovi una squadra che sta andando a 2000, quindi questo ti dovrebbe facilitare, o no? Sì, quello stai detto giusto, che praticamente una di più pesanti partite sono gli allenamenti per noi, no? Perché oramai la squadra c'è, la squadra è forte, tra di noi si sta crescendo pure allenando. Mario, sei qua da un po' più di 2 mesi. Quanto ti è piaciuto entrare nel derby con 12.000 persone? Come ti stai trovando in città, nello spogliatoio? Com'è stato il tuo ambientamento a Catanzaro? Al di là delle questioni di campo che abbiamo visto, nelle quali ti sei ambientato molto molto bene. No, come ha detto tuo collega prima, mi sono informato prima di venirsi qui, ho sentito tutte le cose belle, ho visto che è una società seria, la tifoseria cauda, che per questo si gioca il calcio, che ci piace vedere ogni giocatore. L'ambiente era straordinario e speriamo che continuano a venire così. Pure i risultati sono importanti che portano il pubblico. Penso che qui c'è un completo progetto completo che mi ha fatto venire qui, che penso di, come tutti volevamo fare, cioè abbiamo un obiettivo unico per andare sopra, e quello mi è piaciuto dal primo momento. Pure ho visto la rosa che è completa, ci sono tutte le cose fatte bene. Ho deciso di venire qui. Come la vita privata mi trovo benissimo, sono un uomo familiare, tranquillo, che faccio le passeggiate, vado ai ristoranti con la famiglia, faccio la vita tranquilla e qui ce l'ho tutto da fare, anzi, tempo che si sta benissimo. Così sono veramente contento. Hai giocato in società importanti, in tutte le categorie, in Europa, non avevi mai giocato in Serie C, che differenze hai trovato, non tanto sul piano tecnico, proprio dal punto di vista fisico, comportamentale, caratteriale, in questa categoria? Sì, differenze ci sono, non è che posso dire le bugie, differenze ci sono, a ogni livello ci sono, pure fisicamente, pure tatticamente, pure in veloce di gioco, pure in campi, nelle infrastrutture, ma soprattutto cioè, quello che ho vissuto qui non è una società per Serie C, una società seria, una società che come si dice dal testa, da presidente, cioè sotto a direttori e mister e tutti i giocatori che hanno una rosa completa, che hanno un'immagine completa, pure le condizioni stanno bene, i giocatori si trovano bene, sono contenti.
Dobbiamo concentrarci su di noi, altre squadre, vediamo che la classifica parla per sé, ci sono tre squadre che stanno lottando, che vogliono entrare come primi e forse come abbiamo giocato abbiamo meritato di staccare più, ma in l'altra vista è forse giusto che se vuoi vincere il campionato devi vincere contro di loro. Così il più forte sale e io sono certo che quello saremo noi. Sì, senti, allora, ci dici un po' qual è il tuo ruolo esatto? Perché io, riguardando un po' le immagini anche della tua carriera, ho visto che tu sei anche molto offensivo come giocatore. Invece in questa squadra giochi sostanzialmente da esterno destro con un modulo che è 5-2. La mia storia nelle pallone corti erano iniziato come l'ala destra, sia a destra sia a sinistra. Dopodiché c'era una partita dove mister ha cercato terzino destro, mi sono messo a disposizione e lì è iniziato che praticamente ho giocato dappertutto. Terzino destro, sinistra, ala destra e sinistra. Che sempre non sono uno che pensa a sé, sono uno umile che si mette a disposizione della squadra. Sono uno che segue i mister fino alla fine. Adesso sto giocando come il quinto. Se ci serve metto pure la porta. Dove mi trovo meglio è sempre a parte sinistra che posso rientrare a destra. Che mi sento più comodo ma posso giocare con tranquillità pure a parte destra. Così gioco dappertutto. Senti, la domanda extra. Ti ha ricordato un po' lo stadio della Croazia, quello di domenica? In Croazia sai che è un po' particolare, che noi per esempio a campionato domestico, a campionato croato, sempre cioè abbiamo vinto facile, così alle partite di campionato praticamente è stadio vuoto. Che non gli interessa. E dopo, quando si gioca Europa League o Champions League, dopo sarà pieno, sì. Ma come avevo detto, è bello rivedere stadio pieno, che l'ho visto tante volte nella carriera, soprattutto in Turchia, in Polonia, pure in Croazia, su Champions League. Cioè, è bello, per quello si gioca il calcio, per quello sicuro che ogni giocatore mette qualcosa di più per rispetto di sta gente, per emozioni che stanno dando, è sicuro che sono, non è che si dice che sono un giocatore di più i tifosi, no? Sono il 13° giocatore, 12°, no? Lo volevo ringraziarli, eppure una tifoseria calda era questa che hanno cantato tutta la partita, è veramente stato bello, è stato bellissimo giocare avanti a loro e come avevo detto. Continuiamo così, c'è una immagine completa con la tifoseria, con la società, con i giocatori, cioè tutto è a posto dove deve essere, dobbiamo stare umili, dobbiamo lavorare, non guardare altri, essere concentrati al lavoro e sono certo che raggiungiamo il nostro obiettivo. Senti, come vedi questa gara di domenica, avrete delle assenze importanti. E giocate contro una squadra molto fisica, no? Molto fastidiosa come il Monterosi. Come la dovrete impostare secondo te? Sì, prima di tutto, anzitutto, dobbiamo dare rispetto a ogni squadra. Dobbiamo rispettare ogni squadra perché oramai quelle due squadre sono vicine, sia Crotone sia Pescara non mollano. E ogni partita vale 3 punti, è la matematica pura. Allora ogni partita è troppo importante per noi, ogni punto è troppo importante. Allora io sono certo, come avevo detto, noi ci dobbiamo concentrare al lavoro nostro. Se noi siamo al livello che dobbiamo essere, io sono sicuro che vinceremo tutte le partite. Sì, già stiamo preparando un po' la gara contro Monterossi, è sicuro che, come hai detto, una squadra
fisica, una squadra buona, ma pure una squadra che ha i suoi limiti. Sono sicuro che non sono contenti che giocano contro di noi. Se entriamo in partita bene, come sempre abbiamo fatto, se facciamo bene le cose nostre, penso che si chiederà solo a noi. Senti, hai giocato a Reggio, hai giocato a Cosenza, sempre in Serie B, adesso sei a Catanzaro, dovrei venire a giocare a Catanzaro in Serie B. Sì, come ho detto, ho scelto Catanzaro perché voglio giocare in B, non è che sono pronto fisicamente, con la testa ci sono ancora, non sono neanche, cioè, con gli anni pure, così. Ma siamo, cioè, una squadra che deve giocare in B per forza, è questa. Allora, se non lo facciamo, è la colpa nostra. Così speriamo di giocare pure in B con i Catanzaro.